siamo qui al Circolo Tennis, niente meno che con un'icona della televisione e non solo, Milana Trevisan. Cosa dobbiamo aspettarci di questa Olimpiade del cuore che tu diventi protagonista ormai da oltre 2 anni? Inefficienza sempre a tua. Sì, ma non è una preghiera vivente oggi, un po' siamo veramente bene. Paolo è straordinario, riesce ad unire in un luogo, in una perla come Porta delle Marmi, tanti personaggi, e quindi per me è veramente un onore essere qui e partecipare a questa veramente Olimpiade del cuore. Nel backstage dicevamo la televisione com'è cambiata, tu che ne hai vissute con la fortuna Messi, com'è cambiata secondo te dal tempo di oggi? C'è qualche cambiamento netto che vedi da dentro? Ciao, sono Antonio, parlo io, diciamo che c'era molta più preparazione, c'era si veniva dal teatro, quindi c'era una grande professionalità. Adesso è un pochino più magari livellata verso il basso, qualcuno dice. Sì, livellata verso il basso, questo lo devo ammettere, ma ciò non toglie che ci sono anche cose di qualità, ma è un nuovo linguaggio, un linguaggio più popolare. Non dobbiamo però andare nel trash, troppo nel trash, perché diamo dei modali sbagliati. Hai fatto la storia della televisione italiana, ad oggi vedi una nuova fan, come una presentatrice che ti piace, insomma, che spigliata, solare, insomma, che assomiglia un po' a te magari. Beh, io amo tantissimo la Marcuzzi, sono una persona molto semplice e leale. Mi piace, ma in realtà va tutte le sono molto leghe, molto autoironiche. Ultima domanda, tu che sei del Napoli, come vedi questo campionato? Napoli Spalletti da scudetto? Senza insigne, ma con tanti rinforzi, questo Napoli può puntare secondo te allo scudetto? Beh, adesso sono in 3, quindi... La Juventus ti spaventa, l'Inter, Milano, pensi che il Napoli sia artefice del suo destino? Il Napoli è sempre artefice del suo destino, proprio perché siamo così, abbiamo l'arte di arrangiarci. E il pubblico forse è il migliore d'Italia, il pubblico del San Pubblico, del Maradona, più caldo. Infatti mio figlio, l'unica partita che andava a vedere quella del Napoli, esatto. Quest'anno, e... paura nulla, ragazzi, abbiamo solo cose peggiori, esatto. Ultima domanda, la musica italiana ad oggi, qual è secondo te, quali sono, diciamo, i migliori artisti, quelli che segui più spesso, gli italiani magari? La Elisa, io sono una coppia con Modà, mi piace moltissimo, e Beyoncé sicuramente. Sì, sicuramente, certo. Ma tanti giovani, come mai? Sono troppo buona sul giudizio. Ma come mai questo trap che va di moda tra i giovani negli ultimi anni è scoppiato? In tempo nessuno se l'aspettava. Ma è scoppiato comunque, ci sono dei parolieri interessantissimi in Italia che raccontano storie, raccontano anche disagi. Secondo me è una forma di sfogo, bisogna sempre anche lì cercare un'etica. Esatto. E sì, quindi ringraziamo Milana Trevisan, un saluto a The Way Magazine, Cristian Antonio Milano, e un saluto a The Way anche da parte di Milana Trevisan. Ciao a tutti e leggeteci su The Way.